Pronto, Luisa? Ciao Luisa, domani vengo a Roma e mangio da te. Non mi fare trippa. Questo pesa tutto sulle mie spalle, a casa i piccini di tutto. Mangiano di questi, mi levare e salute. A te ti piace tanto, lo so, ma a me no. E nemmeno i rognoni, per carità, i rognoni mi ricordano mio marito. Angoscia, presente, preoccupazione sufficiente, tristezza, fa niente, un altro ciclo in ritardo, puntuale. Sto per finire la mia traduzione. Sì, un romanzo giallo. Trovano una ragazza morta nel cesto della biancheria sporca, una mulatta con un impermeabile di plastica giallo. È vero, ce l'ho anch'io l'impermeabile di plastica giallo. È arrivata questa ragazza, è capitata qui per errore. La manda la signora col tellaccio, credeva che avessimo bisogno di una segretaria. Io sono bisogno della segretaria. Hai bisogno della segretaria? Sì, sì, ne accendiamo appunto la signora col tellaccio. Come fai tu di una segretaria? Mi serve che ce l'ho posta in evasa. Ma se non c'è un cane che ti scrive. Edoardo è convinto di fare soldi con questi gialli. Povero Edoardo, un'altra illusione. E non si vendono! I gialli di Edoardo non si vendono! È un piacere che faccia la signora Contellacci! La signora Contellacci voleva aiutare questa ragazza, l'ha conosciuta per caso attraverso degli amici, ma ho pregato tanto ricevere un lavoro! E lei la paga a fine mese! Per favore, passami Edoardo! Dorme! Ma come fa a fare l'editore se dorme sempre? Sveglialo! Pronto, Edoardo? Ciao! Domani vengo a Via degli Incappucciati, ti porto la traduzione. Non ti dico che cos'è questo romanzo, ti farà vomitare. E lo so che hai comprato i diritti, ma perché li hai comprati? Tu lo ami. Io non ti ricordo più. Che stupidaggine. Non mi manchi mai. Io ero innamorato di Edoardo, figurati. Vabbè! Ricordo più e non mi mancherai. È morto il cavallo. No! Sì, sono uscita e l'ho trovato morto. Non mi manchi mai come sei stato sempre. Tu così me lo dici? Come glielo devo io dire? Non ti ricordo più e non mi manchi mai. Temporaneamente.